Salve amici, benvenuti sul canale. Se state guardando questo video, evidentemente siete dei fumatori. Questa è la IQOS Dual. Dual perché ne puoi fumare due contemporaneamente senza aspettare che si carichi il dispositivo dopo averne fumata una. Come si verifica sul modello precedente, la IQOS 2.4, che non è altro che si schiaccia qui, si esce, si tiene premuto, si mette il veleno e si fuma il veleno. Dopodiché, dopo aver fumato il veleno, si dimette qui dentro e si lascia caricare per vedere se la stick è carica. In questo caso è carica perché non l'ho utilizzato il veleno. E praticamente quando questo simbolo è acceso significa che è pronta per essere fumata, mentre questo pallino qui significa che il dispositivo che alimenta la stick è quasi scarico, perché vedete c'è l'ultimo pallino acceso. Quando è carico il dispositivo ti dà 4 pallini, ma non siamo qui per parlare di questa schifezza, ma siamo qui per parlare di quest'altra schifezza che è arrivata sul mercato già credo da un anno, che si chiama IQOS Dual, cioè ne puoi fumare due, puoi avvelenarti con due. Ma andiamo a noi, al dispositivo che arriva elegantissimo, vedete? Molto elegante, una scatola prestigiosa direi della Philip Morris, creatore di questa IQOS. Questo è il coperchio della confezione elegantissima, colore oro, che indica che il vostro dispositivo che avete scelto è colore oro, altrimenti questo qua sarebbe stato di un altro colore, tipo blu, verde, giallo, tutti i colori che ci sono a disposizione della IQOS. Ma in questo caso è arrivato con il colore oro, perché il dispositivo è colore oro, come ci mostra anche questa fotografia. Andiamo a noi. Questa bellissima confezione della Philip Morris, ah, non è dual, duo, duo, scusate, ho aggiunto una lettera. Si presenta così, molto bella. Bella confezione e regalo per Natale, per chi magari vuole passare da un veleno a un altro, perché questo qua non vi fa smettere di fumare, questo vi cambia il vostro modo di fumare, ma danneggia come la sigaretta, perché questo si respira, respirate tabacco. Respirate schifezze che vanno nei polmoni e poi ci ammaliamo di tumore, cancro, enfisema polmonare. Questo portano questi dispositivi. Questo porta alla morte, come le sigarette. Questo dispositivo della Philip Morris non sostituisce la sigaretta a livello di beneficio, ma crea e alimenta un altro tipo di male. Crea sempre il cancro ai polmoni. Io ne parlo perché ci voglio fare la recensione di questo prodotto. Ma sappiate che è l'unico modo per salvarsi la vita dal fumo è non fumare. Quindi passare dalla sigaretta a questo non vi serve molto, perché questo non vi aiuta a smettere di fumare. Questo vi crea
la sua dipendenza di comprare le sigarette stick a 4,50 euro a pacchetto. E non avrete la stessa soddisfazione di spendere i soldi, gli stessi soldi delle sigarette che vi dava la sigaretta stessa. In questo caso spenderete gli stessi soldi, forse anche di più, perché finisce anche molto prima questa stick quando la fumate. I soldi se ne vanno a palate rispetto al primo. Perché prima compravate le sigarette, sapevate che con 5 euro, 10 euro, sapevate quante sigarette potevate fumare e quando ricomprarle. In questo caso non si capisce più la mazza. Arrivate al tabacchino, 3-4 pacchi, 5 pacchi ve li portate a casa e fumate, senza soddisfazione. Però uno crede di passare a IQOS perché magari fa meno male rispetto alla sigaretta. Ma meno male non fa, fa male. Questa attiva i polmoni e vi uccide lentamente, come la sigaretta. Fa venire il cancro ai polmoni la IQOS. Fa venire il cancro ai polmoni, il tumore ai polmoni, fa venire l'enfisema polmonare, la IQOS, come le sigarette. Ma andiamo al sodo, tanto dobbiamo fare la recensione, no? Perché ce l'ho tanto con questo prodotto? Perché non è un prodotto da fare una recensione. Non si fanno le recensioni delle cose che fanno male. Infatti questo tipo di video è indirizzato ai fumatori, ma non consiglio di comprarlo, di passare a IQOS, che sia chiaro, perché la responsabilità del male che fa IQOS io non me l'assumo, come non se l'ha assunta neanche Philip Morris, tant'è vero che nelle sigarette scrive che fanno male alla salute, per cui è un prodotto che fa male alla salute. Non vi toglie la dipendenza dalle sigarette, non vi farà risparmiare economicamente e fa lo stesso male che fa le sigarette, preciso, provoca il cancro e l'enfisema polmonare. Andiamo adesso alle specifiche. Eccola qua. Troveremo lo spazzolino per pulirlo. Non ci vai in questo, ve lo dico subito. Bene. Qua non ci va. Sapevo che non ci andava. Scusate, ci va. Si può utilizzare anche nella 2.4, siccome sapevo che qualche testa lì aveva detto che praticamente non ci andava, ma invece ci va benissimo. Sembra un temperamatite, vedete la schifezza che sta uscendo da qua dentro. Quindi secondo me monta anche nella 2.4. Perfetto. Quindi questo ci va anche dallo 2.4. Andiamo a noi. Troverete 5 cotonfiocchi per fare il tampone. Ecco, ormai sono tanti conosciuti questi. Sono i cotonfiocchi delle orecchie imbevuti di una sostanza liquida che servirà per pulire la nostra sigaretta dopo l'uso. Costano una botta di soldi quando li andate a comprare. Poi vi imparo io un metodo per pulire bene economicamente. E pulisce anche meglio di questi. Troverete quindi 5 stick. Il temperino. Poi
apriamo questo scomparto, troviamo l'alimentatore. Questo ingresso è differente dalla 2.4, perciò siete costretti a usare questo filo per forza. Questo è un numero di telefono per chiamare l'assistenza quando la si guastasse. Anzi, ci hanno messo il caricatore, perché ormai i caricatori, con questa scusa degli inquinamenti, si stanno risparmiando tutte cose da mettere nelle confezioni. Chiudiamo, prendiamo la stick, prendiamo anche il suo caricatore che carica la stick. Chiudiamo, togliamo tutto davanti, concentriamoci un attimo sulla IQOS adesso. Eccola qui, performante direi, bellissima. Ho scelto questo colore perché ci sta con il mio Apple Watch 5, colore oro. È molto bella, comunque elegante, si presenta bene, molto meglio di questa. Si apre così, si prende, ma penso che ormai tutti lo conosciate, su, si mette, non importa il verso, come la mettete, l'importante è che la parte di questo contatto sia la parte bassa. Chiudete e lui si carica la stick. Così si accende il dispositivo, che adesso è acceso questo dispositivo, ma si può anche spegnere tenendo premuto. Ecco, così lo stiamo spegnendo, guardate come si accende bene, si spegne bene. Adesso è spento. Ma noi siamo fumatori, quindi va sempre lasciato acceso. Questi due puntini indicano che la stick è pronta per essere fumata due volte. Avete due puntini, vi dice che è stata caricata perfettamente per fumare due volte consecutivamente, senza aspettare. Si apre, si prende la sigaretta, si mette qui dentro come si faceva con questa, come si fa con questa, si prende. Troviamo qui due LED che si accenderanno non appena ci fumerete. Ad esempio, se io tengo premuto, ecco, si è acceso il primo LED, poi si metterà dentro la stick non appena sentirete una vibrazione. Quando questa spia diventerà fissa, significa che potete fumare. In questo momento, ecco, adesso io ho sentito la vibrazione, voi no, giustamente. La sigaretta qui dentro si può già fumare, quindi si può mettere anche prima la sigaretta. Si mette prima, si accende, si dà il tempo che la spia diventi fissa come illuminazione, e quando è fissa vuol dire che noi fessi possiamo fumare. Quando noi fessi abbiamo finito di fumare, questa spia si spegnerà e rimarrà accesa soltanto l'altra spia. Quindi se siete particolarmente nervosi, incazzati, e avete bisogno di fumare di nuovo, già è pronta per mettere dentro un altro veleno e fumarci il veleno. Dopo che ci saremo fumati il secondo veleno, o magari vi basta un veleno solo, si mette qui dentro, si chiude, lui si carica e vi farà vedere anche qui dentro che praticamente lui si sta caricando. Cosa dire, bella e brutta? Che cosa c'è da dire su queste cose? Tira meglio di questo, si fuma meglio di questo, si fuma peggio di questo. Io
con questa recensione di ICOS, che non ha bisogno certamente del mio video per farsi conoscere la Filippo Moro, e poi non vi interessa neanche. Ci tenevo a fare questo video principalmente per dirvi che dobbiamo riuscire a smettere di fumare, non di comprare questi dispositivi e poi spendere soldi per avvelenarci, perché non vedete quello che c'è negli ospedali ormai. Neanche più negli ospedali ci vogliono con questo Covid. Se vi ammalate di polmoni, enfisema, per fare una visita polmonare, ormai conviene stare sani, guariti, e per stare bene, guariti e sani, la prima cosa da fare è non fumare. La seconda cosa da fare è mantenersi in allenamento, correre la mattina, uscire, farsi una corsa e mangiare sani, non queste schifezze che vendono fuori, pizzette, cose, tante schifezze fatte con tutte cose scadute, ve le fanno mangiare a voi. Mangiate a casa, preparatevi a mangiare voi, mangiate salutari, cucinatevi il mangiare, bollite la verdura, che ci sono le sostanze chimiche dentro, perché non si muore solo di sigarette, si muore anche del mangiare, perché tutte cose avvelenate. Ma detto questo, e così abbiamo la ICOS 2.4 e la ICOS Duo, questa colore oro, comunque sia colore oro, mi piace più di tutti, molto bella colore oro, preferisco, molto elegante, ecco, la preferisco a tutte le altre, almeno se mi devo avvelenare, mi scelgo un dispositivo che sia elegante. Volevo farvi vedere un modo per pulire il dispositivo. Attenzione, questo modo è un modo che ho scoperto tramite la Smokat, che poi vi parlerò di questo prodotto. Questo è per i fumatori di sigarette normali, no ICOS, sigarette normali. Ma adesso facciamo una breve dimostrazione di come si può fumare, di come si può pulire la stick della ICOS in maniera, diciamo, più igienica. Prendete dell'alcol denaturato. Ecco fatto, ne metto di più. Vedete il colore dell'alcol denaturato? Alcol denaturato, denaturate, alcol denaturate, attenzione, alcol denaturate. Vi comprate questi cotton fiocchi su Wish. Praticamente questo alcol denaturato, denatured, prendete questo, buttatelo qua dentro. Vedrete che adesso inizierà a cambiare il colore, perché c'è tutta la sostanza di quando si è fumata che si intrappola dentro il conduttore respiratorio della capsula. Comunque, qui abbiamo la lamella che è talmente nera che neanche praticamente, ecco, si è accesa, peccato, si è accesa, perché comunque prendete un cotton fiocchi, bagnatelo. Vi consiglio di farlo quando è spento, perché se io involontariamente l'ho acceso, ma solitamente se si fa quando è scarica è meglio ancora. Vedete? Perché loro vi vendono quelli che praticamente costano una botta di soldi da Philip Morris. Guardate che c'è qua. Guardate.
vi faccio vedere come si puliscono le cose. Guardate, guardate che c'è qua. Questi costano una botta di soldi, mi li fanno pagare una botta di soldi, questi che servono per pulire, che dentro c'è, sono già imbevuti di una sostanza, ecco, cioè sono già imbevuti di una sostanza e noi invece usiamo gli stessi stick asciutti, che li paghiamo poco, e puliamo la nostra stick 2.4, forse è meglio accesa, comunque si pulisce meglio accesa. Inizia a vedersi la lamella, comunque adesso si inizia veramente a vedere la lamella. Guardate gli stick che metto, il colore esce. Cioè, quanti ce ne vogliono di quelli, praticamente? Non vi verrà mai così pulito come sto facendo io. Nel frattempo, possiamo vedere che il cappuccetto si sta sgaddinando, in termine palermitano, si sta sgaddinando. Ecco. Io lo so che mi state vedendo e siete interessati a questa mia pulizia di questa ICOS, perché non ce ne sono di questi video su YouTube. Sono l'unico, io sono l'unico che vi sta mostrando veramente come si pulisce la ICOS. Adesso che si è scaricata, guardate quello che succede. Appoggiatela fino, senza far arrivare l'alcol nel pulsante di accensione, in questo modo. Attenzione, alcol denaturate, un euro costa, e ci fate un sacco di pulizie, un euro. Dopo che state veramente pulendo molto bene questa cosa adesso, in questo modo, vi faccio vedere una piccola dimostrazione. Prendete la carta, in questo modo, e guardate quello che succede adesso qui. Dico io, ma queste cose chi ve le insegna a pulire? Nessuno. Acqua denaturata, bagnate e strofinate. Ora sì che va via tutto, tutto. Questa è pulizia. Guardate che c'è qua. Guardate. Questa è pulizia, fatta giusta. C'è chi smonta anche il dispositivo e arriva direttamente alla lamella, ma se la guastate il dispositivo aprendolo e poi nel modo di richiudere, se non siete bravi, rischiate di guastarla la stick. Ma non ne trovo il motivo, anche perché la lamella qui adesso sta tornando veramente trasparente dentro. Io mi dispiace che non si riesce forse a vedere, ma io vi assicuro e vi garantisco, guardate cosa sta continuando a uscire da questa lamella. Io vi assicuro e vi garantisco che veramente è qualche cosa di pulizia a livello puro. Ma adesso possiamo prendere il suo temperino, che questo è quello, diciamo, della quello nuovo, e possiamo temperiamo, ecco fatto, sta continuando a uscire macello. Facciamo così, bagniamo sempre, continuiamo la nostra pulizia, ecco fatto.
Ragazzi, non ve ne andate, perché per i fumatori di sigarette io volevo parlarvi di questo prodotto chiamato volgarmente bocchino. Questo, la sua strategia è che, a differenza degli altri bocchini, dentro c'è un catalizzatore. È lo stesso catalizzatore, effettivamente, che si trovano nelle automobili, certo in maniera più piccola, in formato sigaretta, giusto? Però la sua funzione catalizzatore, che è quello che si trova nelle macchine, nelle auto, guardate che c'è qua, questo catalizzatore praticamente trattiene quasi il 95% del catrame delle sigarette. Si chiama Smokat, la metto qui, comincio a parlarne, almeno così guadagno tempo. Si chiama Smokat, è indirizzato alle sigarette. Non c'è lo Smokat per le sigarette slim, per quelle fine, almeno che non l'hanno fatto, io questo ancora non lo so, ma potete cercare Smokat su internet, su Amazon, lo trovate. Costa 49 euro questo catalizzatore, ma è ottimo. Non sono stato pagato per parlarvi di tutto quello che vi sto parlando, per cui se io ve ne parlo è perché il prodotto è buono. Smokat è un catalizzatore per fumatori di sigarette. Non è adatto per le sigarette slim, in quanto le slim sono più fine come sigarette, quindi il bocchino è più grande. Ma non so se hanno fatto lo Smokat per le slim, vi dovreste informare, potete anche scrivere su Messenger, su Facebook, Smokat con la K, Smokat con la K, e scrivere su Messenger a quella persona che li vende, che è una persona molto gentile, e vi informate se volete sapere anche per le slim, fate il bonifico, fate il pagamento che viene chiesto, credo che costava 49 euro, adesso non so più. Perfetto, abbiamo fatto la pulizia di questo prodotto, adesso continuiamo a bagnare un attimo la carta, diamo un colpettino anche qui, in questo modo, diamoci un'altra bagnatina, ecco fatto, perfetto, prendiamo un altro po' di carta, ecco fatto. Una soffiata, ma state attento perché si schilla. Aspettate che asciuga, per lui asciuga comunque. Poi prendete questo tappettino con le mani, questo me lo sto facendo io, e in questo modo lo asciugate, prendete dell'altra carta, come sto facendo io, prendete l'altra carta, la arrotolate in questo modo, così, e potete tranquillamente, guardate che c'è qua, cioè dico, come lo pulisci questo con questi, e quanti ce ne vogliono di questi per fare questa pulizia? Dico, no, per cosa? Guardate che c'è qua,
quanti ce ne vogliono di questi? A voglia, state dicendo, vero? A voglia. Ora non è che voi dovete fare questa pulizia ogni pacchetto di sigarette, magari ogni 5 pacchi, ogni 6 pacchi, andate avanti col temperino su ogni sigaretta, no? Andate avanti col temperino, poi a un certo punto, dopo 5 pacchi, 6 pacchi, che avete fatto soltanto temperino, fate questa pulizia. Perché se voi questo colore lo mettete nell'acqua, non si scioglie. Ora questo nero, che cos'è? Non è una sostanza chimica? Ah, va bene, lei cosa, non c'è il catrame? Sì, ma mi devono spiegare che cosa è. Questo lo porteremo a farlo analizzare. Pagherò io questa spesa per far analizzare. Infatti il tutto me lo porterò in un laboratorio a farlo analizzare, perché voglio capire questo nero, a parte essere il nero dell'Eicos, del fumo che sprigiona, ma alla fine che cos'è? Conosciamo il veleno che c'è nelle sigarette perché c'è il catrame, tutte queste schifezze. E questo che veleno è? Che tipo è? Un veleno moderno? Un tipo di veleno moderno? Signore mio. Va bene, allora la pulizia l'avete capito com'è. Quando avete finito, un consiglio che vi do è di non accendere e fumarci, ma è di accenderla senza metterci la stick. Fate bruciare la lamella, brucerà tutto l'alcol denaturato che c'è attorno, e poi alla seconda ricarica ci fumerete. Quindi in questo momento lui adesso si comincia a caricare, poi faremo la prova di accensione, vi faccio vedere che funziona. Il tutto lo possiamo spostare così. Lo spostiamo tutto, perché questo qua lo voglio portare in laboratorio per farlo analizzare. Ma questo è molto carino, questo ci porta indietro quando non c'era tutto questo schifo che c'è oggi. Più indietro siamo nei tempi, più bello era. Mamma mia, anche il Casio era bello. Questo lo pagate sui 14 euro, ma ne vale la pena comprarlo. Questo su Amazon vi arriverà con la confezione originale. Costa circa appunto 14 euro, ma vi ricorda veramente di andare indietro col tempo. Chi non ha avuto mai un Casio? Chi non ha avuto mai un Casio? Guardate che bello. Con tutte le sue garanzie, tutti i suoi libricini, la sua confezione. Guardate che grazioso. 14 euro. Dico, ma non ne vale la pena comprarlo? 14 euro. Ma qua siamo intorno ai 1000. Ma questo non l'ho guardato, non c'entra niente. Questo Apple Watch Serial 5 Steel Gold, lasciate stare, questo lasciatelo stare. Ma questo, che bello questo, 14 euro, un Casio. Vabbè, Casio fatto. Smokat. Apriamo un attimo la confezione. Che cos'è? Vi arriverà a casa con tutto il suo collare. Adesso io ce l'ho rosso, l'avevo anche nero, ma non so dov'è, e l'avevo anche colore acciaio, che è quello che più mi piace. Ma non mi ricordo dov'è adesso, dov'è finito. Ah, eccolo lì.
Sì, lo vedo, ma non vedo proprio il catalizzatore, vedo soltanto comunque. Lo troverò il catalizzatore, sarà in giro. Allora, io ne ho tre perché mia madre gliel'ho comprato, poi ha smesso di fumare e me lo sono ripreso. Mio fratello ha smesso di fumare e me lo sono ripreso, poi ha smesso di fumare, tutti smettono di fumare, io gli regalo e poi me li riprendo perché poi non si fumano più e me li danno. Per togliersi, diciamo, questa. E allora, smoke at, qua si mette la sigaretta. Allora, sigarette non ne ho perché sono passato a questo tipo di veleno, quindi ho interrotto per il momento l'altro veleno, ma qua si mette la sigaretta. Per pulirlo è anche semplicissimo questo, si svita, c'è una molla, attenzione la molla quando lo svitate, perché la molla si può perdere e poi siete rovinati. Ma si svita, per pulirlo vi basta prendere, questo è il catalizzatore, ora è nero perché è usato e consumato, vi arriverà a voi un altro colore nuovo. Questo ago entra nel bocchino della sigaretta e tramite questo dispositivo voi tirate la sigaretta. Il catrame passa attraverso questo catalizzatore, questo ago, questo fumo, prima di arrivare nella vostra bocca, passa da questi fori, ci sono quattro buchini, qui dentro verrà trattenuto il 95% di catrame, almeno di catrame, quello è sicuro. La fumata è come una semplice sigaretta, non cambia la fumata, il tipo di sigaretta, il tipo di modo di fumare che voi magari aspirate con questo catalizzatore e la sigaretta vi sembra più leggera rispetto a come doveva essere, no. Sembra che neanche lo state usando, la fumata non cambia. Si chiama smokat. Quando avrete fumato circa un pacchetto di sigarette, con questo non ha dei pezzi di ricambio, questo si pulisce. Come si pulisce? Come ho fatto io? Si prende lui, si butta qui dentro, si lascia agire circa un paio d'ore, diventa tutto nero. Poi questo lo prendete, tirate un po' di carta dentro, ci soffiate in modo tale che liberate i quattro fori, ci sono quattro buchini che devono essere liberati, vedete? Ci sono quattro fori che si otturano, questi quattro fori si otturano, quindi adesso sono liberi. Questi buchettini qua si otturano con il catrame, quindi quando lo pulite dovete pulire anche questi buchini con un ago, ci infilate un ago, qualche cosa. Comunque lo lasciate qui dentro, io ho scoperto di infilarci lo scavolino, quello dei denti, è perfetto, infilate qua dentro, fate zin 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 zin, e pulite i quattro buchini. Come si usa quindi? Niente, semplicissimo, qui c'è lo smokat, eccolo. Qui c'è il catalizzatore, eccolo, così, prendiamo lui, la molla, c'è un po' di confusione, ogni tanto capita, allora, la molla va messo dove c'è il lago, fatto, poi, ecco, si prende questo qua che è il bocchino, qui si va la bocca, bocchino, prendiamo questo pezzo e lo mettiamo qui, ecco, già abbiamo montato, facilissimo, poi ci prendete la mano piano piano, quindi bocchino va messo qui dentro. Questo è il catalizzatore che va avvitato con tutta la sua molla. Qui nel bocchino si avvita
ecco che adesso non esce più. Perfetto, è stato avvitato, non esce più. Poi prendete questo, avvitate in questo modo. Addirittura qui c'è un delle tacche di regolaggio, quindi se l'avvitate stretto stretto fumate fino al massimo della sua apertura, se lo stringete questo in base alle tacche così lo stringete, quindi come se volete svitare, fumate più o meno in un'altra misura, però è tutta una, non serve, chiudetelo così non lo perché svitando si perdono queste cose, perché non c'è un fermo, comprendete? E allora montatelo tranquillamente e fumatelo così, in questo modo. Prendete la sigaretta, la entrate qui dentro, l'ago entrerà dentro il bocchino della sigaretta, dentro il filtro della sigaretta. Questo ago penetra, io non capisco, ma purtroppo quando si deve parlare di queste cose, purtroppo queste sono le parole. Allora, l'ago, che sarebbe il catalizzatore, penetra il filtro della sigaretta, lo penetra, e tramite il bocchino, attenzione alla molla, perché questa molla poi servirà. Quando avete finito di fumare dovete semplicemente schiacciare questo pulsante del bocchino, schiacciate e tirate la sigaretta. Quindi è un bocchino catalizzatore questo, funziona meglio dei classici bocchini, non c'è nulla da buttare via, si pulisce con l'alcol denaturato anche questo. Troverete nella confezione questo specie di coso qui, anche una guarnizione che vi può servire quando andrete per cambiare questa guarnizione che c'è qui, perché questo non vi serve a niente praticamente, perché questa è la collana per farvela portare al collo, poi lui lo smokat va messo qui dentro e viene messo così, lo portate al collo così praticamente lo trasportate. Qui dentro si mette questo specie di filtrino, come filtri, come è praticamente come il filtro della sigaretta, quello che c'è dentro questo. Praticamente che succede questo fatto qua, no? Si prende questo filtro e se lo faccio vedere, ma non sono delle cose che comunque sia importanti, quello che è importante è pulire il catalizzatore, questo sì, perché dopo un certo punto si deve pulire. Questo qui si deve stringere con le mani, lo stringete così in questo modo fino a penetrarlo qui dentro, cioè qui dentro dovete penetrarci questo, ecco, in questo modo. Una volta che l'avete penetrato qui dentro così e lo lasciate in questo modo, nel momento in cui, certo ho fatto un po' meglio, e adesso andate a chiudere questa, la sua funzione praticamente non è altro che pulire la punta dell'ago tutte le volte che viene conservato in questo suo alloggio e messo al collo. Quindi che cosa fa? Vi pulisce la punta del catalizzatore. Niente, è una cosa carina, diciamo, che hanno voluto fare, però non è di una necessità, diciamo, alla fine non c'è quella necessità di pulire questa punta del catalizzatore, anche perché se fate questo tipo di pulizia, che un tipo di pulizia che anche comunque sia richiesta da loro, questo genere di pulizia, per cui
non state inventando nulla eventualmente. Va bene, io credo di aver finito, vi ho parlato quindi dello Smokat, vi ho parlato di questo graziosissimo Casio che ci fa ricordare i tempi di una volta, che costa 14 euro, lo trovate su Amazon, costa veramente poco. Vi ho parlato della Duo 2.4 e della Duo di due sigarette, non l'ho fatta vedere come funziona perché ho smesso di fumare. Sì, ho smesso di fumare. E allora con questo video io vi abbraccio, spero che a qualcuno, o per questa, a qualcuno gli sia servito questo mio video, anche la pulizia pratica per pulire, diciamo, tutto. Spero che con questo mio video vi sia veramente servito, perché voglio esservi utile. Questa è la nuova ICOS, eccola qui. Ragazzi, io con questo video vi lascio e vi do appuntamento al prossimo video che sta per arrivare per i monopattisti. Sta per arrivare il bellissimo monopattino della Dynaboot G-Max 30. Ho parlato delle G-Max 30 LE. Allora, ve ne voglio riparlare del G-Max LE, però ve ne voglio parlare, farvi confronto col G-Max appena mi arriva. Entro giorno, penso domani, dopodomani, dovrebbe arrivare il G30, per cui il G30 Max, per cui vi voglio fare una recensione del G30 Max e parlarvi del G30 Max LE, del monopattino. Sta per arrivare anche il drone Mavic 2 che l'avevo, poi gliel'ho riconsegnato, adesso mi sta tornando di nuovo. E poi volevo parlarvi del Mavic Mini 1, del drone DJI Mavic Mini 1, che voi dite, ma questo DJI Mavic Mini 1 conviene comprarlo? Sta uscendo il Mavic Mini 2 a novembre. Sì, costa un po' di più. Dobbiamo vedere se il Mavic 1 scenderà di prezzo, conviene comprarlo, anche perché con gli aggiornamenti che hanno fatto, ma non posso parlare di questo video del DJI Mavic Mini adesso. Ragazzi, con questo è tutto, al prossimo video, ciao.